A lei l'arduo compito. Grazie, grazie alla professoressa D'Aronzo e alla professoressa Tartaglia. Grazie a tutti coloro che si sono messi in ascolto e che fanno di questo incontro ormai per me una tradizione gradita. Mi spiace non poter essere con voi, speriamo per l'avvenire. Io comincio da un testo della metà degli anni 50 del secolo scorso, di Hannah Arendt, nota filosofa, allieva di Heidegger, sulla libertà, nel quale testo Arendt mette in forte evidenza la contrapposizione fra la libertà filosofica e la libertà politica, secondo una mossa teorica che lei desume da Heidegger, per cui la metafisica copre l'essere e lo vela. La libertà filosofica è la libertà soltanto interiore, è la libertà di Socrate e di San Paolo, e la libertà come libero arbitrio, è la libertà di chi pensa anche di poter essere libero fuori e contro la politica. È dunque una libertà anche cristiana, con la grande eccezione, secondo lei, di Sant'Agostino, è la libertà che coincide sostanzialmente con la sicurezza interiore e, se va bene, anche con quella esteriore. È la libertà intesa come freedom. Ora, freedom è la derivazione da un antico germanico che è Freiheit, che significa avere il collo libero. Avere il collo libero significa non essere schiavi, perché nel mondo alto germanico lo schiavo veniva aggiogato all'aratro come un cavallo o un bue, perché costava meno, ovviamente. E quindi chi ha il collo libero è un non schiavo, dunque libero, appunto. Questa libertà che con le parole di Isaiah Berlin, che poi è un contemporaneo di Arendt, anche se è tutto diverso, sarebbe una libertà da, questa libertà non è una libertà produttiva, è una libertà inerte, che anzi si riduce al proprio contrario, si riduce alla schiavitù, poi vedremo perché. La libertà invece, intesa come liberty, come facoltà di agire, è una libertà non filosofica, è una libertà pratica e politica. Non è una dote interiore, ma è praticamente coincidente con l'esistenza umana nel mondo. In che senso? Nel senso che, citando appunto Sant'Agostino, Arendt, spiega che, la libertà è, l'inizio, è la facoltà di dare inizio, a qualche cosa di nuovo. Ecco, questo è il punto fondamentale. E dunque il cuore della volontà non è il meccanismo di fissare un obiettivo e di inventarsi un metodo, una via per raggiungere l'obiettivo. Cioè il cuore della libertà non è marciare sulla strada ferrata della strategia. Il cuore della libertà è lo scarto, è l'avere l'immaginazione, non il libero arbitrio, avere l'immaginazione per qualche cosa di innovativo, e soprattutto questo qualche cosa di innovativo è collettivo, non si è mai liberi da soli. Si dà inizio a qualche cosa di nuovo insieme, anche quando si mette al mondo un figlio non si è da soli, ma soprattutto qui si parla di politica, si parla della città
che decide su se stessa, che è capace di non aderire al destino, al presunto destino, di non aderire alla presunta necessità. Insomma, se avesse avuto la forza e la voglia di aderire maggiormente non solo ai concetti, ma proprio alla lettera del suo maestro Heidegger, avrebbe potuto dire: la libertà è l'evento, l'Ereignis, quello che spezza il conformismo, spezza la prevedibilità, spezza la processualità, spezza l'automatismo. Ecco, e questo è il grande, grandissimo tema, il motivo per il quale la professoressa D'Aronzo ha fatto benissimo a scegliere il tema della libertà, perché non è solo un tema erudito, o lo è anche, non abbiamo fatto altro che pensare alla libertà, sono 2500 anni che lo facciamo, non è solo un tema erudito, è il tema bruciante dell'oggi. La libertà ci sfugge dalle mani, ci viene risucchiata dagli automatismi di questo mondo. Allora, per uscire dagli automatismi c'è una strategia che però non è collettiva, è solitaria. È la strategia che nel 1951 un grande intellettuale, un grande pensatore, un grande letterato tedesco, Ernst Jung, ha indicato in un libriccino molto bello, che è tradotto in italiano con il titolo di Trattato del ribelle, ma il tedesco è ancora più bello perché è Waldgänger, cioè colui che fa il passaggio al bosco, che è una pratica della Germania medievale, è il bandito sostanzialmente, che passa al bosco, appunto, perché non ne può più della città. E qui nel bosco c'è la libertà, certamente, c'è la libertà, ma sei da solo, sei capace di pensare alla libertà, ma è una libertà che solo pochissimi si possono permettere, quelli che hanno la forza d'animo per resistere alla pressione immane della necessità che li circonda. Con una immagine meravigliosa, Junger dice: beh, il diamante nasce dalla pressione enorme della terra sul carbone. Questo è una bellissima immagine, però francamente non è la soluzione praticabile, non potrei offrirla come soluzione per la rottura degli automatismi che fumestano la nostra esistenza e ci riducono come topi in gabbia. Bisogna pensare, quando si pensa alla politica, e io penso alla politica, bisogna pensare in senso collettivo, che non vuol dire unanime, tutt'altro. Come siamo arrivati alla... Questa è la posizione del problema. Adesso facciamo un po' di excursus, pochissimo, excursus su come siamo arrivati qui. Esistono, è già stato detto, esistono delle tensioni intrinseche al concetto di libertà. Non ce ne siamo mai liberati. Esiste la libertà del singolo, esiste la libertà della collettività, esiste la libertà interiore, esiste la libertà esteriore, esiste la libertà geografica, la libertà dell'Occidente, esiste la mancanza di libertà geografica, l'Oriente, no? Questa è una tematica che nasce con Erodoto, cioè
nasce con l'inizio della riflessione storica greca e poi con Eschilo, cioè con la tragedia. Esiste la libertà prima della legge, esiste la libertà nella legge, esiste la libertà nel silenzio della legge, esiste la libertà contro la legge. Di tutto questo potremmo fare lunghissimi esempi. Esiste la libertà degli antichi, che ci siamo immaginati fosse la libertà della partecipazione. Esiste la libertà dei moderni, questo è Benjamin Constant, esiste la libertà dei moderni, che è la libertà di non partecipare alla vita politica e di farsi gli affari propri. Ma perché? Che cosa è successo? Se vogliamo partire dalla Grecia, beh, nella Grecia, cioè in Atene poi, la libertà è essenzialmente pubblica, cioè è tanto la isonomia, l'uguaglianza davanti alla legge, quanto la parresia, cioè la facoltà di dire in pubblico. Non è cosa da poco. Ai nostri giorni la facoltà di dire in pubblico non ce l'hanno tutti, e anche quelli che ce l'hanno non hanno la facoltà di dire tutto. Esiste in Grecia soprattutto una libertà che non è di tutti. Anche la città libera è una città dove sono liberi i maschi, liberi. E non sono libere le donne, che quando va bene hanno uno spazio destinato, che è lo spazio privato, lo spazio dell'oikos, lo spazio della casa. Non sono liberi gli schiavi, ovviamente. Non sono liberi i meteci, e poi la partecipazione alla cosa pubblica è condizionata dal censo. Insomma, la libertà non era un bene molto diffuso, anche dove c'era la Costituzione libera. Roma è il classico esempio della libertà nella legge. A Roma c'è, prima di tutto, l'idea, come in Grecia, ma come in tutto il mondo antico, la libertà è prima di tutto non essere schiavo. Perché essere schiavo era una cosa abbastanza facile. Ti capitava, facevi la guerra, venivi preso prigioniero, diventavi schiavo. A parte che potevi anche nascere figlio di schiavi, ma insomma anche il libero poteva diventare schiavo. Prima di tutto questo, ma poi c'è la libertà nella legge, perché la legge, cioè le istituzioni repubblicane, sono costruite in modo tale da generare un conflitto fra il popolo e gli aristocratici, e in quel conflitto c'è la libertà, cioè c'è il non essere dominato. E il diritto, le strutture giuridiche sono proprio la tutela della libertà. E questo è percepito a Roma come il patrimonio più importante della città. E curiosamente, questo patrimonio più importante della città, coincide con l'autoritas. Cioè, qui non abbiamo l'opposizione fra autorità e libertà. Coincide con l'autoritas, perché l'autoritas di Roma è Roma stessa. Per cui Roma è libera quando riesce a ricondurre a se stessa ogni propria azione politica. E che cosa vuol dire ricondurre a se stessa? Vuol dire far sì che la propria prassi politica non esca dai binari dell'antica Costituzione Repubblica. Per cui ogni volta che si agisce ab urbe condita, ogni volta che si agisce, l'azione che è tipica del popolo e dei consoli deve essere iscritta nei fasti,
dal Senato. Così diventa un'azione di Roma. E questo, badate, vale anche nel periodo imperiale, semplicemente con l'idea che questo meccanismo è un dono che l'imperatore fa alla città. Mentre nel periodo del dominato, cioè dal terzo secolo in poi, questa roba non c'è più. Libertà nel tardo antico, nell'antico, e meno che a Roma, e nel tardo antico ovunque, è un concetto interiore. Perché? Perché prima a livello filosofico, stoici ed epicurei, poi a livello religioso, il cristianesimo, insegnano che la libertà è non essere turbati, non turbarsi, non essere turbati, essere padroni di se stessi, è la autarchia, la atarassia, che è un concetto stoico, un concetto epicureo, e l'essere in grazia di Dio. Cioè, dimensioni della spiritualità. Il che va benissimo, sia chiaro, ma è qualcosa di diverso. Ed è qualcosa che invece assomiglia abbastanza, assomiglia molto, a una importante accezione della libertà che abbiamo anche noi. Cioè, la libertà è qualcosa, è una dimensione della nostra, del nostro spirito. O comunque sia, comincia nel nostro spirito. Il nostro individuale spirito. Poi, a un certo punto, deve uscire. Ma questa, prima che esca, ci vuole un bel po', perché anche il grande evento della riforma, cioè la riforma luterana, che è l'atto da cui trae origine la struttura politico-intellettuale moderna, inizialmente è un atto che invece ribadisce la distinzione fra interno ed esterno. No? Lutero scrive nel 1520 quel libriccino sulla libertà del cristiano, in cui, che è un libriccino terribile, in cui si dice, cristiano è libero nell'anima, perché Gesù Cristo col suo sacrificio l'ha liberato dal peccato, e lì nella sua anima non comanda nessuno, lì c'è soltanto l'amore divino, bene, però nel corpo il cristiano è servo di tutti, perché il corpo non vale niente e perché le autorità politiche, che non sono più l'autoritas dell'uomo, ma sono i propri principi di questo mondo, come è il principe di questo mondo, il diavolo, sono dei diavoli, sono dei mostri feroci, e lì non puoi scappare, ti prendono, ti massacrano, e però sono uno strumento della giustizia divina. Dio si serve dei principi, che sono dei mascalzoni, per punire gli uomini di dura cervice, che non vogliono obbedire. Il cristiano china il capo e obbedisce all'esterno, tanto all'interno è libero. Libertà infinita all'interno, infinita servitù all'esterno. Non ci vuole molto perché tutto ciò si inverta, basta Calvino. E qui parte la modernità, basta Calvino, e con un banale ragionamento, cioè perché io che sono libero infinitamente all'interno devo obbedire a un principe esterno che è un vizioso, lussurioso cattolico? Ma io non gli obbedisco, io lo uccido, lo pugnalo, gli disobbedisco, e se non ci riesco a disobbedirgli a pugnalarlo, me ne vado in America. Ed ecco che
peggiori di tutti, i più intenibili, quelli che proprio non li voleva nessuno, se ne vanno. I Titanic arrivano nel New England col Mayflower, con tanto di schiavi, cioè non crediate, i giusti e i santi sono loro e agli altri si può fare tutto. Come dirà Hegel, l'essenza, nel paragrafo 270 della filosofia del diritto, nella nota, nella lunghissima nota, l'essenza dell'età moderna è l'immane trapasso dell'interno verso l'esterno. Cioè, l'idea a un certo punto è, bene, grazie al cristianesimo abbiamo imparato che esiste l'interiorità. Grazie alla versione luterana del cristianesimo abbiamo imparato che dentro il finito ci sta l'infinito, che non è cosa da poco, che è poi l'essenza del pensiero dialettico. E adesso bisogna che l'infinito esca di nuovo fuori, e cioè che il soggetto infinitamente libero sia capace di abitare il mondo e di conformare il mondo alla propria infinita libertà. E qui abbiamo i problemi, perché naturalmente qui scattano le tre grandi direttrici del pensiero moderno, quella razionalistica, quella dialettica e quella del pensiero negativo. Brevemente, quella razionalistica è quella dentro la quale siamo, cioè l'idea è sì, il soggetto è capace di conformare il mondo a se stesso, certamente, è capace, ma non tanto sotto il profilo morale, quanto piuttosto sotto il profilo tecnico-economico. Per cui abbiamo una linea di pensiero che va da Hobbes a Locke e oltre, e si complicandosi sempre più a Kant. Una linea di pensiero che dice l'uomo si può effettivamente, l'uomo può umanizzare il mondo. Lo può fare. Lo può fare pagando un prezzo. Per cui la infinita libertà te la scordi, pagando un prezzo che può essere più o meno alto. Secondo Hobbes è piuttosto alto, nel senso che in Hobbes abbiamo la libertà prima della legge, però è una libertà talmente scomoda che è meglio lasciarla dov'è. C'è nel frontespizio di una delle opere principali di Hobbes, il Decide, in cui c'è l'immagine di uno sparutissimo indigeno nordamericano, sparuto, brutto, magro, triste, che quasi non sta in piedi perché ha fame. Così, e sotto c'è scritto Libertas, che vuol dire, dice Hobbes, vedete, questo sì, questo effettivamente è libero. È libero e muore di fame. È nello stato di natura. Nessuno gli può dare ordini. È perfettamente libero. Però non è vita. Se vogliamo la vita, ecco, se vogliamo la vita, dobbiamo rinunciare alla libertà. E cioè entrare dentro l'artificio politico e obbedire alle leggi. Dice, non è un grosso problema, del resto le leggi le facciamo noi, però non possiamo dire, noi attraverso il sovrano rappresentativo, però non possiamo dire essere onesti che siamo liberi, perché ci sono delle leggi. Dentro lo Stato costruito da noi, che è il sovrano rappresentativo, la vera libertà c'è soltanto se c'è il silenzio della legge, cioè negli argomenti che non sono disciplinati dalla legge, il che vuol dire, nella testa di Hobbes, vuol dire poi di fatto praticamente tutta l'attività economica. Perché, ecco, perché quello che a lui interessa è che
è di far tacere le guerre civili, cioè di togliere agli individui la libertà politica in senso forte, la libertà di fare la guerra, la libertà di autogovernarsi, quella gli va tolta. Poi gli lasci la facoltà di agire economico, sicuramente, anzi, lo Stato serve perché noi godiamo dei frutti della nostra industria, figuriamoci. Per cui abbiamo la libertà prima della legge, poi abbiamo la legge senza libertà, però dentro la legge senza libertà c'è un bello spazio di azione libera. Ed ecco i liberali sono questi. I liberali. Per cui è una vita piena? No. Proprio piena non può essere, non può mai essere. È una vita pagata prima di tutto col prezzo della rinuncia alla autodeterminazione. Si capisce che qui, più che quando si dice libertà, si intende sicurezza. Quando è che sono libero? Sono libero quando posso. Quando sono libero di svolgere un'attività senza venire troppo disturbato dalla legge, o quando sono libero di svolgere una certa attività senza venire disturbato dai briganti, ovviamente. Sono libero quando posso attraversare il parco di notte senza essere violentata o ucciso. Certo, quando posso viaggiare in sicurezza. Sono tutte forme, noi, questo siamo noi. Quindi libertà vuol dire affrancamento proprio, affrancamento dal pericolo. Affrancamento dal pericolo, affrancamento dai legami, non da tutti. Questo è impossibile. Questo lo diamo per scontato, non ci sarà mai una vita piena. Se ci fosse, sarebbe una vita da pazzi, ecco. Una vita ragionevolmente limitata. Da che cosa? Dal nostro desiderio di sicurezza. Perché sicurezza? Sicurezza di che cosa? Sicurezza della nostra capacità di lavoro, della nostra capacità di guadagno, della nostra capacità di movimento, di conoscenza, di parola, entro certi limiti. Dunque, è una libertà esteriore? Sì, è una libertà esteriore. E la libertà interiore che fine ha fatto? Beh, fine ha fatto, il concetto è questo, in casa tua puoi leggere tutti i libri che vuoi, ascoltare la musica che vuoi, puoi anche fumare, fuori no, e puoi pregare il Dio che vuoi. In casa, dentro il tempio del tuo cuore, in casa tua, e poi da un paio di secoli anche fuori, nel senso che ti puoi praticare ogni religione possibile e immaginabile. Ma l'uomo integrale te lo scordi. Ecco, la differenza che c'è, quando si è giovani non lo si capisce. La differenza che c'è fra il blocco del mondo antico e noi è questo, che noi abbiamo dei concetti che loro non avevano. Il concetto di privacy, abbiamo il concetto di libertà individuale, abbiamo il concetto di differenza fra interno ed esterno, mentre invece il mondo antico, che pure è il nostro mondo, perché noi di lì veniamo, il mondo antico ha in mente un uomo meno alienato. La minore alienazione dell'uomo era pagata con la maggiore alienazione fra gli uomini. Certamente, c'era la differenza fra il libero e il non libero, c'era la differenza fra l'uomo e la donna. E certo. Noi quelle differenze lentissimamente le togliamo, però più le togliamo, più aumentano le differenze che attraversano ciascuno di noi tra
la nostra sfera interiore, che per carità, se uno è capace di averla, è sempre libera, e la dimensione esteriore, che è sempre meno libera, è sempre più soggetta al controllo, è sempre più soggetta a logiche di necessità che si moltiplicano continuamente da quando abbiamo inventato la ruota un po', e certamente da quando abbiamo inventato l'elettronica un po'. Ecco. Questo è il pensiero del razionalismo, è quello dentro il quale viviamo. Il pensiero dialettico ha molte più pretese, molte più pretese. Il pensiero dialettico pensa veramente all'uscita della libertà dal cuore dell'uomo verso l'esterno, con l'obiettivo di fare del mondo esterno il regno della libertà, cioè di togliere l'alienazione, non di fare del mondo esterno il luogo in cui eserciti una semi-libertà. Questo in vari modi, Fichte in un certo modo, Hegel in un altro. Hegel, per la precisione, non parla di eliminazione dell'alienazione, ma di consapevolezza dell'alienazione. In quella consapevolezza c'è un gradino di libertà infinitamente superiore. Marx invece parla di eliminazione della reificazione sicuramente, e attraverso l'eliminazione della reificazione e la trasformazione della società in un sistema cooperativo, insomma, anche una bella riduzione del tasso di alienazione. E certamente nella sua testa il comunismo era una dimensione di libertà. Che poi le cose siano andate esattamente all'opposto è tutta un'altra storia. È un'altra storia alla quale appunto il liberalismo ha risposto: hai visto cosa succede a volere troppo? Non porti a casa nulla. Vuoi la libertà integrale e porti a casa la dittatura integrale. Ma questo, ripeto, è un livello di discorso che in questo momento non mi interessa. Terzo livello di discorso, terza grande tradizione dell'età moderna, il pensiero negativo. Il pensiero negativo è Nietzsche. E qui, molto oltre che il già nominato Jung, e qui facile. La libertà è la distruzione. La libertà è fare a pezzi le strutture categoriali, le strutture immaginative, le strutture logiche che ci ingabbiano da sempre. Fare a pezzi l'idea del dovere. Ma attenzione, non perché si marina la scuola. Questa è robetta, cioè sono i sotterfugi, le piccole eccezioni che confermano la regola. No, bisogna far fuori la regola. L'idea che al mondo ci si sta con delle regole, che è una volontà di potenza dei deboli, e accettare finalmente la verità di questo mondo, cioè la volontà di potenza, e basta, non dei forti, di tutti. Libertà è la piena manifestazione della volontà di potenza, che è poi la volontà di vivere. Voi direte, ma che accidenti può voler dire questo? Non lo sappiamo, perché non ha una traduzione politica, ovviamente. Traduzione politica. Certamente ha una traduzione negativa, cioè che cosa non voglia, che cosa vuol dire in negativo lo sappiamo. Vuol dire lotta al filisteismo. Lotta alla borghesia. Metà del Novecento si nutre di questo. Dai futuristi, che lo sapessero o no, ai surrealisti, ai dadaisti, fino ai filosofi critici francesi, Foucault e Derrida, bene o male ci si ispira a quest'idea che la libertà è una fioritura illimitata, che
sconfigge, nega, decostruisce, smonta tutti gli apparati che hanno voluto incanalare, incasellare, guidare, governare, neutralizzare la libertà naturale dell'uomo. C'è anche un elemento, Nietzsche odiava i romantici, quasi, ma c'è un fortissimo elemento romantico, romantico tedesco. Ora, perché vi dico questo? Cosa c'entra la vita in tutto ciò? Beh, è sempre una questione di vita. Quando si dice libertà, si dice come vuoi vivere? Che cosa vuoi dalla vita? Vuoi sicurezza? Vuoi forza? Vuoi, parola chiave è fiorire? Sono cose diverse. Se vuoi sicurezza, ti costruisci la tua gabbia, te la tieni, può essere una gabbia dorata, può essere una gabbia ragionevole, può essere una gabbia umanizzata, può essere una gabbia grande, dove ci si sta anche bene. Non è quasi mai così, ma insomma, potrebbe esserlo. Vuoi? Attenzione, dentro la gabbia c'è l'automatismo, perché la gabbia ha questa caratteristica, che ogni volta c'è un'invenzione nuova, molto spesso per agevolarti la vita, per aiutarti, per sostituirti in una qualche fatica. Così hai più tempo libero. Ed è una nuova tecnologia, ed è una nuova forma di controllo, perché tu non devi dar fastidio agli altri. E le tue bizzarrie devono diventare sempre più un fatto privato. E questo è un modello che è il nostro, ci siamo dentro. E lo chiamiamo mondo libero, perché ci sono cose anche molto peggiori in questo mondo. Ovviamente, ovviamente c'è anche molto di peggio, non dimentichiamo. Però dentro questo mondo libero spesso ci sentiamo, come dire, in gabbia. Poi c'è la fioritura, cioè quando uno viene la primavera e senti che il sangue ti corre nelle vene e stai crescendo e tu sei auctoritas a te stesso, aumenti te stesso e impari e parli, ascolti. Ami e vuoi continuare a fare, vuoi continuare a esistere in questo modo, no? Questo modo di principio, dove tu sei principio a te stesso. È difficile, non dura sempre, però lo puoi fare. E poi c'è il modo politico. La libertà politica come la intendeva Arendt, per cui la libertà della sicurezza, la libertà della fioritura e la libertà è la libertà dello scarto rispetto all'automatismo, che poi tradotto vuol dire rivoluzione. Non tutte le rivoluzioni sono uno scarto, ad esempio il marxismo è riuscito nella grande impresa di pensare alla rivoluzione come una necessità. Ecco, a un certo punto deve capitare, ecco. Ma in generale la rivoluzione è uno scatto, cioè qualcosa di inatteso. Inatteso, capita qualcosa che spezza l'ordinato andamento delle cose. Ora, l'ordinato andamento delle cose in realtà non è mai, se è davvero ordinato non si spezza e non c'è bisogno di spezzarlo. Ma il punto è che l'andamento delle cose non è mai ordinato, non è mai stato ordinato nella storia e non lo è mai. E quindi i motivi per spezzarlo spesso ci sono. In ogni caso, l'idea che l'automatismo è il nostro nemico, e che
è il nemico della nostra libertà. E che quello che noi possiamo fare, vedete che non ho detto dobbiamo, quello che possiamo fare è mettere al mondo qualche cosa di nuovo. Questa idea è l'idea della libertà che io questa volta provo, io non sono un arentiano, ma da questo, qui in realtà Arendt sta adoperando concetti più forti di lei, appunto concetti heideggeriani. La libertà è l'evento, è l'irruzione. La libertà è l'irruzione. E soprattutto la libertà è collettività. Se ci pensate, noi oggi di collettività sostanzialmente non ne abbiamo. Di eventi, allora, di eventi ne abbiamo fin troppi da un certo punto di vista, ma non sono mai eventi spontanei, sono sempre eventi che nascono dall'accumularsi di automatismo. Anche i peggiori, anche i più brutti, i più gravi, la guerra, sono, non sono delle grandi decisioni. Ci si arriva, ed l'elemento veramente diabolico e drammatico è questo, che non si sa perché mai ci si sia arrivati. E non si sa come si possa fermare. È quella che Clausewitz chiamava la ascesa agli estremi. Si ascende agli estremi. Guardate, ci abbiamo fatto due guerre mondiali con queste cose. Si comincia e poi si va avanti come due arieti che cozzano gli uni contro gli altri finché uno dei due non crolla. Ecco, questa non è libertà. Anche se i due arieti non sono uguali fra di loro, ce n'è uno peggiore dell'altro, diciamo così, questa non è libertà. Noi, libertà è un concetto critico. Un concetto serve a non accettare il presente e non a progettare, che è una parola ambigua che nasconde la logica del dominio. No. Libertà è un concetto critico che serve a immaginare un mondo diverso, che non sarà mai un mondo dove nei fiumi scorre latte e miele, perché quello è il paradiso e la terra non è il paradiso. Però può essere un mondo migliore. Ecco. È un concetto critico, è uno dei più bei concetti della nostra storia occidentale. Contiene energia, dà energia. Tanto più dà energia, quanto più viene utilizzato in modo imprudente. Quando si è vecchi si deve essere prudenti, ma quando si parla di libertà, la libertà è bene che sia imprudente. Deve essere una libertà coraggiosa.